Ministro, lei prima ha detto di aver inviato una corona di fiori nel luogo dove ha ricordato Navalny, no? E mentre in Italia a Milano c'è polemica perché alcuni manifestanti che ha portato dei fiori sono stati identificati stamani. Il ministro Piantedosi ha detto che è normale. Posso chiederle se è normale e se non rischiamo di dare un messaggio sbagliato all'estero, magari? Io sto qua da stamane all'alba, non so neanche cosa sia successo. Può essere che siano state identificate delle persone per motivi di sicurezza, per vedere chi erano, non lo so. Il ministro Piantedosi è una persona seria, credibile, le forze dell'ordine svolgono il loro lavoro con la massima serietà. Non bisogna assolutamente strumentalizzare normali operazioni di controllo. Sotto casa mia le forze dell'ordine controllano pure quando arriva mio figlio o quando arriva il fidanzato di mia figlia, perché per ragioni di sicurezza li controllano. Non è che è un'operazione contro qualcuno, non è un'operazione contro di me o contro la mia famiglia, ma è loro dovere controllare se c'è una, come posso dire, un servizio di ordine pubblico anche a casa mia, dopo un tentativo di ingresso. Illecito, è giusto che loro controllino chi entra. Non è che sono tenuti i responsabili delle forze dell'ordine a conoscere tutte le persone. Quindi, se qualcuno suona di sera a casa mia, viene identificato. No, ti portavano dei fiori per Qua? Navalny Eppure, quando vengono a casa mia, i miei figli non è che vengono a fare attentati. tutte Quindi. le manifestazioni vengono Allora, non, io non credo che sia il caso di strumentalizzare il lavoro delle forze dell'ordine. Mi fido di quello che dice il ministro Piantedosi, non so, io sto qua, quindi non so.